Cari amici, finalmente siamo giunti alla fine di quest'anno scolastico. Non perdiamo tempo, Federico! È stata una settimana pienissima di eventi che hanno coinvolto tutto il nostro campus. Beh, hai ragione, Maria Vittoria. Andiamo con ordine. Vai, parti tu. Martedì è stata una giornata speciale, tutta dedicata allo sport. Gli studenti della primaria, divisi per case, si sono cimentati nel calcio, nel basket, nel frisbee, nel rugby e nell'arrampicata. Seguiti da istruttori specializzati, hanno avuto l'occasione di provarsi in tutte le discipline. Vediamoli all'opera! Invece ho provato bellezza, perché è la prima volta che provo a arrampicarmi su qualcosa. Mi sono divertito e niente. Ho provato all'inizio agitazione e difficoltà, alla fine devo riuscirci a farcela, quindi tenacia anche. Bravissimo!
Ora vi mostriamo le immagini della fantastica esperienza che gli elefanti della scuola dell'infanzia hanno vissuto al Parco Avventura. La mattinata è stata dedicata alle storie. Tutti gli alunni del campus, dai piccoli dell'infanzia ai grandi della secondaria, si sono susseguiti sul palco del Palatenda per drammatizzare i libri letti in classe. Ecco alcuni spezzoni dei loro lavori. Papà, mi compri un libro? E per fare che? Per leggerlo. Ma che cosa c'è che non va con la tele? Abbiamo una tele 65 pollici e tu mi vieni a chiedere un libro. Sei viziato, ragazza mia! Hai proprio ragione, Enrico! Hai una bella faccia tosta! Ora chiudi quella boccaccia e lasciaci guardare la tele in pace! Questa è la storia di Nicalle, un bambino molto sveglio. Forse troppo, fa lavorare la testa. Quando Nick decide che la penna non si chiama più penna, da oggi in poi si chiamerà Drilla. Le parole sono ancora necessarie a tutti. Le parole servono per scrivere, per sognare, per pensare. Questo è un libro delizioso, che si legge sempre con un lieve sorriso sulle labbra, che diverte davvero anche perché è scritto con elegante leggerezza e poi un poco commuove, come dovrebbero fare tutti i libri allegri, perché è sempre questione di ottenere un buon dosaggio in tutte le occasioni. Buongiorno amici, sono il sommo poeta Dante Alighieri. I più grandi mi conoscono perché ho scritto la Divina Commedia. Oggi qui con me c'è un amico che, con me, solo qualche secolo più tardi, ha narrato di una storia sotterranea sorprendente. Si chiama Roald Dahl. Allora, cosa vuoi dirci ai nostri amici? Non ho niente da insegnare, voglio soltanto divertire, ma divertendosi con le mie storie, i bambini imparano la cosa più importante, il gusto della lettura. Si staccano dal televisore e prendono familiarità con la carta stampata. Più avanti nella vita questo allenamento gli servirà per affrontare testi più seri. E chi avrà cominciato presto a leggere i libri andrà più lontano. Oggi sono qui per presentarvi la mia fabbrica di cioccolato. E lo dice a gusto, il ricordo di gusto, Charlie Baker, no. Se lo dice Violetta, se si perde perfetta, Charlie Baker, no. Se lo dice Veruca, voglio sposare un granduca, Charlie Baker, no. Se lo chiede anche mai, i videogiochi ce li hai? Charlie Baker, no. Oh, che tu guarda, che orecchi grandi che hai. Tu pensa che le mie orecchie sono ridicole, ma tu devi credere se io dire che sono orecchie straordinarie. Io sentire tutti i segreti dell'universo, i passi di una cucinella. Questa mattina l'intero campus ha vissuto un importante appuntamento, la festa finale delle case che ha concluso un anno scolastico. Già lo sapete, ma vediamo gli attimi salienti e la proclamazione della casa vincitrice. Quarto posto con 1903 punti, Cero Giallo! Pensate.
passate con un solo punto di più al terzo posto con 1904 punti, Aquila Blu! Buongiorno a tutti, noi siamo Gilberto e Sofia, i capitani senior del Tasso Rosso. Ormai l'anno si è concluso e volevamo ringraziare i ragazzi della nostra casa per l'anno meraviglioso trascorso insieme, per la vostra voglia e l'impegno messi durante tutto il nostro percorso e per l'aiuto che ci siamo dati l'un l'altro come una vera famiglia, perché possiamo dire che noi siamo una vera e propria famiglia. Ora siamo qui ad aspettare di sentire chi sarà il vincitore e indipendentemente dal risultato rimaniamo vincitori nel nostro piccolo, perché nella solidarietà, nel senso di appartenenza alla casa e nell'impegno per un obiettivo comune siamo diventati una forte squadra e una grande famiglia. Forza Tassi! Yeah! Bene, grazie! Allora, Tasso Rosso! Ora passiamo agli appuntamenti dei prossimi giorni. Domenica 9 giugno alle 17.30 ci sarà l'inaugurazione dei nuovi spazi estivi della piscina a seguito dei lavori di ristrutturazione. Alla presenza dello staff delle piscine, dei costruttori e del nostro superiore generale avverrà il taglio del nastro, cui seguirà un aperitivo nel nuovo bar a Bordo Vasca. Vi ricordiamo inoltre le innumerevoli possibilità che l'estate del nostro campus offre. Primo fra tutti è il gioco estate 2019, al quale potete iscrivervi online consultando tutte le informazioni cliccando sul link qui sotto. Il nostro parco ospiterà anche i campi estivi gestiti da associazioni sportive esterne di calcio e basket, che si terranno dal 10 al 14 giugno. Il campo, portieri, si svolgerà invece dal 4 al 7 luglio. La redazione vuole salutarvi prima di andare in vacanza. Vi ricordiamo di rimanere sintonizzati sui nostri canali social per seguire le dirette delle nostre esperienze. O magari per vedere qualche speciale del TG, tutto dedicato alle attività estive. Vedremo Federico! E non dimenticatevi di iscriversi al nostro canale YouTube. E di attivare la campanella per non perdervi tutte le nostre novità. Lasciate like. E condividete questo video. Da Costa. E Costa. È tutto. Che fammo? No, se lei sta registrando, lo so che me le mette nel mezzo. Però, cioè, vabbè. Da Costa e Costa. Dai, vero. È tutto tu. Da Costa. E Costa. È tutto. Buone vacanze. E niente, siamo arrivati a conclusione di questo ultimo anno per i ragazzi e ragazze di terza. Auguriamogli un bocca al lupo per gli esami. Vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno concesso questa nuova attività del TG Campus e vi aspettiamo tutti il prossimo anno con la prossima edizione. Ciao a tutti e buona estate! Finalmente interrogazioni e verifiche sono finite. Buona estate a tutti e buona fortuna per gli esami alle terze. Buone vacanze da me e da tutto il TG! Auguro buone vacanze a tutti e l'esperienza del TG Campus è stata molto istruttiva ma soprattutto divertente, e stare con altre persone in cui solitamente non restavi molto è stato molto bello. E sono contentissimo di questo anno del TG Campus. All'inizio siamo partiti molto... Eccomi! All'inizio siamo partiti che non sapevamo niente in pratica come registrare. Andando avanti abbiamo incominciato anche a scegliere gli argomenti e buone vacanze a tutti. Studenti che lanciano libri, abbandonano sacche, urlano. Cos'è? Un attacco di Godzilla? No, è finita la scuola, buone vacanze!